quando insegno qua, credo da un 6-7 anni, c'è questo appuntamento. È quasi un rito. Spesso abbiamo suonato anche in cerchio, che ha qualcosa di magico anch'esso. E questo rito prevede il fatto di mettersi in gioco, di cominciare a in qualche modo a esplorare certa musica. Certa musica che spesso l'Accademia, la scuola in generale non ti dà, anzi per anni ha detto no, quello no. E invece c'è della musica che a noi interessava affrontare, perché lì comincia a capire che margine di libertà hai nell'essere interprete. E allora comincia a bilanciarlo, margine di libertà e conoscenza. No, la libertà in base alla conoscenza che hai acquisito. Più conosci, più ovviamente puoi liberarti. Abbiamo pensato che il connubio tra percussioni e violoncelli potesse funzionare, una cosa non nuova ma neanche tanto comune. L'utilizzo è già stato fatto, però forse non in maniera così estesa e soprattutto in pezzi così diversi, pezzi pop, pezzi barocchi, pezzi minimalisti. Quindi abbiamo pensato di utilizzare questi strumenti per qualunque genere musicale, qualunque tipo di musica. Stop! Occhio! Quando il loop, devo dire una cosa loro, quando il loop riprende, il 20 non è tagadagadon, 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 mai, mai! Il 19... Torno indietro, dovete avere questa cosa, tac, e poi passa. 22. Anzi, 21. Ehi! Le percussioni sono tutto ciò che può essere percosso. E la cosa che ci unisce è il fatto che Giovanni scrive per percussioni. Ed è interessante, ad esempio, il brano di Giovanni Sollima, che lì proprio vediamo che siamo in quattro percussionisti su un unico strumento. È bello perché ognuno gioca anche su dove andare o su cosa suonare, quindi ci si scambia, diciamo, anche idee su cosa suonare, su cosa fare. È la normalità, quella di condividere magari alcuni strumenti oppure addirittura passarseli nello stesso pezzo, scambiarsi di posto, cosa che invece in nessun'altra sezione avviene. Quindi ci deve essere molto un gioco tra di noi, ci dobbiamo siamo tutti conoscere bene per riuscire ad arrivare all'esecuzione di questo pezzo. Essendo anche di legno, il legno è un materiale vivo, quindi risente di tutto l'ambiente esterno,
e risente anche di noi. Fa caldo, fa freddo, fa umido, fa secco e lui reagisce esattamente come una persona. Allora, io lo chiamo violoncello Ikea. Che lo prendo, vi faccio vedere. Lo chiamo Ikea perché è un violoncello assemblato da parti di diversi strumenti. Questa è la tavola di un autore molto pregevole del 1761, romana tra l'altro. Forse il resto del violoncello era distrutto in condizioni pietose. E allora questo atelier francese ha preso la tavola italiana, ha rifatto fondo e creando questa specie di patchwork con cui io vado in giro. Suona da Dio e costato anche relativamente poco, quindi io penso che me lo porterò dietro tutta quanta la vita. Lui è un Raffaele Fiorini, un strumento bolognese di fine 800, 1894. E ne ha passate di belle, è sopravvissuto alle bombe, il bombardamento di Foggia durante la guerra, è sopravvissuto anche all'incendio del Petruzzelli di ormai 20 anni fa. My friend came very unexpectedly into my life, as most loves do. E quindi l'ho avuto in regalo, mi ricordo, sotto l'albero di Natale, ma volevo anche la lezione di violoncello. Quella notte è stato un disastro, ma papà, penso sì. Strumento che è un waterphone, che è uno strumento per me molto speciale perché ha una parte estremamente seria e accademica che è l'archetto. Poi hai quello che è un oggetto comune, cioè un tubo, una padella e dei chiodi di rame. Dentro c'è l'acqua è la vita e per me è il massimo che possiamo avere. Questa cosa suona un po' strana. Come se fosse un po' di violoncello e un po' di percussioni.